Lidia Bella contro Paola Caruso per l'aereo a Luca Onestini. Lidia Bella parla di Luca Onestini e dell'aereo inviato all'ex tronista da Paola Caruso, tutto fatto per spettacolo. Come ogni settimana Lidia Bella è intervenuta telefonicamente a Non succederà più, trasmissione radiofonica condotta da Giada Di Miceli. Dopo aver parlato del Grande Fratello VIP e della finale della prossima settimana, Lidia passa poi ai concorrenti della casa. Chi sarà secondo lei a vincere questa edizione del reality? Secondo la siciliana a contendersi la vittoria saranno Giulia De Lellis e Daniele Bossari. A Ivana, Raffaello e Aida le sono molto simpatici ma, al contrario degli altri concorrenti, non godono dello stesso appoggio del pubblico secondo lei. Come Giulia e Daniele invece anche Luca Onestini è molto apprezzato dai telespettatori, tuttavia, ammette Lidia, il ragazzo non le sta particolarmente simpatico. E sulla storia dell'aereo riguardante lui e Paola Caruso, lei avrebbe qualcosa da ridire. L'aereo di Paola Caruso a Luca Onestini? Secondo Lidia Bella è tutto poco credibile. A convincere poco Lidia sarebbero proprio le parole usate da Paola Caruso. Quest'ultima infatti, secondo la Bella, non avrebbe mai incontrato l'ex tronista, quindi, per questo motivo, parlare d'amore la fa apparire poco credibile ai suoi occhi. Paola è una donna di spettacolo, ha poi aggiunto la Bella che, così facendo, ha spiegato alla conduttrice la sua presa di posizione. Quel ti amo non ha convinto per niente Lidia e l'invito di Paola Caruso a continuare la discussione dalla D'Urso, inoltre, non avrebbe fatto altro che confermare la sua tesi. Bisogna dire però che, alla fine Lidia, prima dei saluti, si è detta pronta a ricredersi. Grande Fratello VIP, Luca Onestini vincerà questa edizione?. Non è la prima volta che qualcuno parla di un possibile finale a sorpresa del Grande Fratello VIP. Nonostante molti diano per scontato che a giocarsi la vittoria quest'anno siano Giulia De Lellis e Daniele Bossari, il nome di Luca Onestini, quando si parla di papabili vincitori, non è la prima volta che salta fuori. Vincerà lui? Staremo a vedere.